siamo giunti con la gara conclusiva, quella della categoria allievi preparativi, per quello che è la categoria allievi, dopo aver visto una prima gara qui ad Onoratico vinta al photo finish, veramente, perché qui possiamo dire che Giancarlo Pellegrini ha dovuto lavorare molto per diciamo trovare il vincitore, perché è un grandissimo Laerte Scappini, che proprio nel finale è riuscito a sorpassare, a surclassare il suo avversario. Tra l'altro Duccio Menici ci ha detto del fatto che lui aveva provato ad anticipare la volata sapendo di essere battuto, era partito molto molto lungo, forse sorprendendo proprio anche Scappini che però ci ha creduto più, veramente più di altri. Abbiamo detto i campioni provinciali, ovvero del primo e del secondo anno, abbiamo detto quelli maschili che sono Zoppi per il primo anno della Coltano Grube, per il secondo anno Gabrielleschi della Donoratico, per la compagine femminile e Giulia Campani sempre della Donoratico, quindi rimane in casa il titolo provinciale per il presidente Stefano Callaioli. Pronti alla partenza questi atleti, veramente pronti. Villani che dà il via, niente trasferimento, 76 atleti che prendono il via su 81 iscritti. Tra l'altro anche qui vediamo anche le maglie del pedale senaghese, abbiamo visto le maglie ad esempio della Biassono, da tenere sott'occhio gli atleti della Biassono, perché sono gli atleti che possiamo dire hanno fatto cappotto alla gara di apertura, la gara della classica Giuseppe Cei, la Coppa Cei che si disputa ogni anno a Monte San Quirico, riuscirono ad andare via all'inizio, quindi, e poi comunque la gara di Monte Carlo ci ha comunque dimostrato che le sorprese possono essere sempre dietro l'angolo, con la vittoria di Kolanski sugli altri atleti che erano alle sue spalle. Intanto qui siamo con le immagini al chilometro 7 di gara, siamo sul viale dei Bolgheri, gruppo veramente compatto, come possiamo dire, scatto di un atleta della in maglia Biassono, due maglie Biassono che stanno provando l'attacco in questo momento. Eccoli qui, li vediamo in prima e in seconda posizione, abbiamo detto di tenerli molto molto sott'occhio. Lo scatto era portato da Filippo Colella, occhio assolutamente, questo ragazzo va tenuto su veramente, ma anche Achille Bellato, Simone Pesenti, sono gli atleti che hanno fatto un po' la differenza, intanto Alessandro Velludo, sono atleti che amano attaccare, gli atleti della Biassono, gli atleti lombardi che quando vengono in Toscana difficilmente falliscono. Poi sono le maglie della Unione Ciclistica Empolese, è Tommaso Fogli che prova ad uscire dal gruppo, lui che è arrivato sul podio della gara del circuito di San Giuseppe, terza posizione per il corridore pisano. Vediamo che due maglie della Biassono provano ad uscire in questo momento, occhio veramente, bisogna fare realmente molta attenzione, il gruppo che però non concede, era Simone Pesenti che si stava riportando sul compagno su Velludo che aveva provato l'attacco, ma le maglie del pedale senaghese che conoscono probabilmente. Siamo a due giri alla conclusione. Colui che tiene in mano il cartello era il papà di Diego Ulissi, Mauro, che è diventato vicepresidente della Unione Ciclistica Donoratico. Intanto vediamo che qui c'è uno scatto, maglia della formazione dell'Unione Sportiva Dilettantistica Monte Carlo Ciclismo. Vediamo, è Filippo Bozzoli che prova ad attaccare, il corridore diretto da Sauro Bertoncini che sta provando ad uscire dal plotone. Noi ricordiamo anche i ringraziamenti alla Gani Immobiliare, alla Ripebai Roberto Commercialista, alla Fosco Ittica, alla Corsini Montaggi, alla Topi Mario Idrotermosanitaria, alla Castagneto Banca 1910, alla Cantine Greppi, al rimessaggio Zancarelli. Vediamo dietro, vediamo che dice continua, gli dice il corridore in maglia empolese a Bozzoli, perché può anche magari nascere qualcosa. Alessandro Fiore dell'Unione Ciclistica Empolese, forza sicuramente anche il corridore della Monte Carlo Bozzoli, dicendogli bene andare, proviamoci, magari riusciamo anche a sganciarsi. Tra l'altro possiamo dire due formazioni abbastanza corpose, perché possono sicuramente avere compagni che li coprono dietro, vantaggio di una decina di secondi per i due uomini al comando. Il maglia della Monte Carlo Ciclismo e maglia della Empolese. Tra l'altro per la Monte Carlo ci sarà il secondo appuntamento organizzativo a Pieve Fosciana il 26 di maggio. Gruppo, vediamo che dietro tirato si viaggia in doppia fila, maglia della Polisportiva Aquiliano Bike, quelle della Biassono e quelle del team Valdignevole, ora a chiudere subito sui due fuggitivi, sono andati a chiudere presto possiamo dire, Elia Marchese della Aquiliano Bike, era lui che stava lavorando in testa al gruppo. E con le immagini siamo al 30° chilometro di gara, sono tre atleti che sono usciti dal gruppo, eccoli qui, li andiamo anche a prendere nel dettaglio.
Eccoli qui, Achille Bellato è il corridore che vediamo inquadrato davanti alla nostra telecamera. Con lui c'è il compagno di squadra Raffaele Armanasco e poi con loro viaggia Anichini della formazione della Empolese. Leonardo Anichini, quindi tre uomini al comando in questo momento, lo dicevamo, no? di fare attenzione alla formazione lombarda, la formazione della Biassono che difficilmente sbaglia i tempi, abbiamo detto più volte, non li sbaglia mai infatti anche in questo momento, però il gruppo è vicino, Kolarski dovrebbe essere il corridore che vediamo in, almeno la figura sembra la sua, sembra la figura di Kolarski, il vincitore di San Giuseppe, no, ci siamo sbagliati perché la maglia è tutt'altra, non è quella, è la maglia del campione regionale lombardo in realtà, seguito da altre maglie della Biassono. Eccoli qui, li vediamo anche nel dettaglio, eccolo qui, il primo a rientrare era l'atleta Giacomo Agostino del pedale senaghese, il campione regionale lombardo, e poi seguito da altri due portacolori, ovvero Davide Gileno era il primo dei due e poi l'altro si trattava di Filippo Colella, e insieme è rientrato anche Alexandre Kolarski, il vincitore di San Giuseppe, è rientrato in questo momento, si forma questo drappello di corridori, occhio a mandarli via, occhio, ci sono le maglie del team Bike Ballero davanti a fare l'andatura, però a controllare la situazione anche le maglie della Empolese che proveranno probabilmente a coprire l'azione di Anichini. Ora prova lo scatto Lapo Sezzattini del team Bike Ballero, però è un gruppetto davanti, soprattutto quello che sorprende è come la Biassono riesce a muoversi in maniera egregia portando più attacchi, tanti gli atleti, una squadra, una formazione all'attacco che probabilmente, come dicevamo anche domenica, ci insegna che fuori regione si corre in un'altra maniera, con più coraggio sicuramente. Siamo al 40° chilometro di gara, esattamente mancano 22 chilometri alla conclusione, con quattro atleti al comando, due maglie del pedale senaghese. Si tratta in dettaglio, allora è sempre Anichini dell'Empolese, le due maglie del pedale senaghese sono di Federico Profazio e di Nicolas Stefano Tringali, e poi intanto il suono della campana, ultimo giro, e della Biassono si tratta nel dettaglio di Alessandro Velludo. Questi sono i quattro atleti al comando a 22 km dal traguardo, vediamo veramente, è sempre una maglia della Biassono, sempre dentro, però due maglie del pedale senaghese, come dicevamo prima, no? Anichini è riuscita a entrare in questo tentativo, però quando si va fuori regione veramente probabilmente si corre in una maniera totalmente differente. Noi stiamo vedendo proprio nel dettaglio i quattro fuggitivi, ancora altri i ringraziamenti di questa corsa, la Campastrello Sport, la Vanginer TSRL, la Barletta Arredamenti, la Dorico Gioielli, la Universo Bike, la RN Termosanitaria, la Corsini Montaggi, la Etruria Assicurazioni, la Fosco Ittica, la FM Costruzioni Portaferraio, il Messaggio Zancarelli, Topi Mario Ido Termosanitaria, la Cranca Diego Assistenza Caldaie, e intanto dietro vediamo che ci prova a uscire dal gruppo anche Emanuele Tarabori, a 10 secondi il corridore della Monte Carlo Ciclismo, Emanuele Tarabori che è uscito dal plotone, neo acquisto possiamo dire, lui che arriva dal gruppo sportivo Vianova del presidente Dio l'aiuti, dopo aver fatto tutte le trafile dai giovanissimi esordienti nella squadra della formazione pistoiese, è andato a prendersi la casacca della Monte Carlo Ciclismo. Dietro stanno arrivando altre due maglie, Polisportiva Aquiliano Bike e maglia della formazione. Achille Bellato è il corridore che stiamo vedendo, vediamo, gli sta dicendo qualcosa a Marchese della Polisportiva Aquiliano Bike, anche qui altri due extra regionali, ovvero un lombardo e un ligure sono nella rappresentanza. Ovviamente Bellato non sta collaborando con Marchese, ha un compagno di squadra davanti, però ci viene da dire probabilmente è in inferiorità numerica. Intanto possiamo dire che è già rientrato sul quartetto al comando Tarabori, vediamo che Kolarski sta cercando la collaborazione, e allora dice bene, non me la date, prova a partire in solitaria, e lo lasciano andare, sicuramente un corridore molto molto coraggioso, il corridore senese della San Cascianese Ciclismo, che ci sta sicuramente provando. Niente da fare, rintuzzato subito da una maglia della Unione Ciclistica Empolese, niente da fare, quindi si ritorna con il gruppo alle spalle, compatto. Intanto Marchese è stato ripreso, però non c'è più Bellato, può darsi che il corridore della formazione
della formazione della Biassono sia riuscito a rientrare. Non erano distanze, avevano un vantaggio di 10 secondi, un sacco di 10 secondi. E le immagini ci fanno vedere che in effetti è proprio così, perché siamo a 48 km di gara percorsi, siamo sul viale De Bolgheri con gli uomini al comando. Eccoli qui che li vediamo. È rientrato Bellato, c'è Anichini, c'è Tarabori, due uomini del pedale senaghese, Profazio e Tringali, e l'altro atleta della formazione della Biassono, ovvero Alessandro Velludo. Abbiamo detto, no, del fatto di quando dei ex regionali, abbiamo due atleti toscani in questa fuga, perché c'è Tarabori della Monte Carlo, c'è Anichini della Empolese, però è chiaro che abbiamo un'inferiorità per quello che riguarda numerica, perché sono quattro gli atleti fuori regione, quattro lombardi, due della Biassono, due del pedale senaghese, insomma sicuramente non sarà facile. Intanto diamo anche l'aggiornamento della situazione, perché il gruppo viene segnalato in questo momento a 45 secondi, e lo vediamo anche il motivo per cui il gruppo è a 45 secondi. Non c'è nessuno davanti che prova a lavorare. Chiaro che quasi tante formazioni sono rappresentate: la Bassiono, la Senaghese, l'Empolese, la Monte Carlo, però ci sono sempre quelli della Biassono che sono davanti. Sono esattamente 5 atleti davanti sulla testa della corsa, del gruppo. Incredibile quello che stanno facendo, no? Probabilmente ci stanno anche insegnando qualcosa questi ragazzi lombardi, perché guardate lì, sono in blocco davanti. 2, 3, 5, 5 atleti nelle prime, anzi 6 atleti nelle prime 10 posizioni sono delle maglie della Biassono, a controllare ovviamente la situazione, no? Però questo ovviamente ci fa veramente vedere forse, probabilmente, cos'è che quando poi si va a fare le gare nazionali ci viene a mancare, soprattutto in questo caso. Ovviamente anche quelli della Monte Carlo coprono per l'azione di Tarabori, quelli dell'Empolese chiaramente hanno Anichini davanti. Ora si gioca a distacco di 45 secondi, siamo a 6 km dall'arrivo. Aiaiaia, vedo che si stanno formando delle piccole gocce di pioggia sulla telecamera. Per ora possiamo dire che sta un po' iniziando a piovere, non in maniera corposa perché possiamo vedere sono due o tre goccioline, speriamo, però i nuvoloni arrivano. Da prima c'era il sole, adesso è tutto abbuiato il tempo. Si viaggia in doppia fila con i due del pedale senaghese, che stanno facendo la Tringali e Profazio, poi Bellato e Velludo della formazione del Biassono, Anichini della formazione della Empolese, e poi Tarabori tra l'altro è un primo anno e sta veramente facendo bene, anche perché è sempre stato un ragazzo che nelle categorie esordienti ha vinto in volata, ma in queste prime gare ha dimostrato di avere un'intelligenza tattica, soprattutto di saper cogliere il momento, perché lui è partito, aveva solo 10 secondi, ha capito subito che l'azione è decisiva. Tra l'altro alla Coppa CE, possiamo dire, prima gara stagionale, gli è andata male, perché era dentro con i due, con Bellate e con l'altro atleta che poi trionfarono alla Coppa CE, poi ebbe un po' di sfortuna. E guardate dietro, le immagini parlano da sole, sono le maglie della Biassona a fare l'andatura davanti al gruppo. Questo qualcosa sicuramente vorrà dire. Ora a fare l'andatura in questo momento con la maglia della Biassona è Davide Licari, che sta facendo l'andatura, poi a ruota il compagno di squadra Carbone. Insomma, arriva anche il treno della Empolese, anche quello del team Valdinievole, ma possiamo dire che si gioca solo per un piazzamento, perché davanti si viaggia, perché la fuga, 57 secondi, sta salendo Iavazzo, vediamo, Iavazzo in prima posizione, dovrebbe essere alla sua ruota Pospil, l'atleta di Monteriggioni, vincitore a Pontassieve, in una volata, abbiamo visto qualche schizzettino che stava venendo, Ovviamente ringraziamento, abbiamo fatto i vari ringraziamenti a tutti gli sponsor, veramente, a cui hanno vicini anche quest'anno alla corsa. Siamo negli ultimi 2000 metri per questa fuga, si giocano, adesso si inizia a studiare, vediamo, sicuramente la Biassono e la pedale senaghese, difficile per Tarabori, che comunque dalla sua parte possiamo dire Tarabori ha anche la volata, perché è un corridore sicuramente che in volata ha vinto negli esordienti, quindi può darsi che possa dire la sua. Anichini forse è quello più svantaggiato in volata, però andare via con quattro lombardi, tra l'altro due del senaghese, due della Biassono, a meno che non gli si accasino tutti e due. Siamo già verso l'arrivo per vedere quello che sarà la conclusione di questa gara finale. Stiamo solo attendendo veramente
E vediamo l'incitamento a parte degli atleti. E vediamo, è Tarabori. Tarabori con Bellato. Tarabori è già davanti. Emanuele Tarabori della Monte Carlo. Prima vittoria stagionale per Emanuele Tarabori della Monte Carlo Ciclismo, davanti a Bellato, a Profazio, a Anichini, a Tringali, a Velludo. Ecco la volata per il piazzamenti. E ancora Biassono con Gileno, Colella, Agostino in alla posizione decimo. L'Isorini, che è il nono campione provinciale. L'Isorini, ma è stato dominio lombardo. Pensate, sui primi 10 ce ne sono 3 toscani, quindi gli altri sono tutti lombardi. Tra l'altro, questo è il replay della volata dall'ultima curva, l'incitamento dei dirigenti al proprio atleta. Tarabori era già davanti. Questa è la prima vittoria in questo 2024 di questo ragazzo. Andiamo con queste immagini alle interviste con i protagonisti di questa gara. Emanuele Tarabori della Monte Carlo Ciclismo, insomma, una condizione che sta crescendo sempre di più, soprattutto saper cogliere le occasioni. Domenica a Monte Carlo un piazzamento, oggi si è riuscita a regalare la vittoria. Sì, è stata una corsa molto movimentata e quando sono stati molti attacchi durante la corsa e soltanto uno appunto è riuscito ad uscire via e con un contropiede all'ultimo giro sono partito, sono rientrato nel gruppetto cercando di risparmiare più energie possibili e in volata ho cercato lo spunto migliore e è arrivata la vittoria. Una dedica speciale per questa vittoria? Allora, dedico la mia prima vittoria alla mia nonna, che è mancata la scorsa estate, e ringrazio tutta la squadra, il sostegno dei compagni e tutti i miei parenti. Abbiamo qui i due direttori sportivi, Sauro, Bertoncini, insomma una grande prova, no? Piano piano all'attacco, alla fine con questo ciclismo si vince, perché soprattutto Emanuele è stato bravissimo già domenica a prendere la fuga giusta, oggi ancora di più. Sì, domenica ha sbagliato la volata per sua stessa ammissione, perché se no se la poteva giocare anche domenica, e oggi è andato fortissimo perché è entrato nella fuga, avevano già 15 secondi, in 300 metri è entrato dentro, quindi vuol dire che veramente è andato forte. Però io volevo dedicare questa vittoria al nostro presidente. È in difficoltà e questa vittoria la dedico a lui. Siamo con Achille Bellato della Biassono, insomma la Toscana vi porta bene, no? Perché avete iniziato alla Coppa Cei, oggi due in fuga, vi siete giocati la carta della volata nel finale, però un buon podio. Sì, buon podio, c'era già il mio compagno in fuga, sono rientrato a rottuta la cuffia, diciamo, perché erano già in via e niente, peccato per la volata, peccato per la mancata vittoria, però bene così. Siamo con Federico Focazio della formazione del pedale senaghese, insomma siete stati bravissimi, avete preso la fuga giusta in due, poi nel finale alla fine avete deciso di giocarvi nella volata o avevate deciso magari di provare un uno contro due? E sono provati a partire quelli del Biassono, io li sono andato dietro e praticamente mi ha tirato la volata, però mi sono venuti crampi agli ultimi 200 metri e ho mollato, diciamo. Siamo con Stefano Calaioli, presidente di Unione Ciclistica Donoratico, e Mauro Lissi, insomma parto da Stefano, una classica ormai il 25 di aprile con questa gara, tra l'altro devo dire che fortunatamente non ha piovuto, no? È stata una gara bellissima, poi alla fine e soprattutto avete portato ancora la tradizione qui? Sì, certamente. Abbiamo organizzato una bella giornata di sport, di ciclismo. E è logico, chi organizza quello che si augura è che vada tutto bene, che nessuno si faccia male, e così è stato. Fortunatamente anche il tempo ci ha graziato, qualche gocciolina sul finale, ma insomma è forse stato quasi piacevole. Devo dire che comunque questo paesaggio, percorrere poi il Viale dei Cipressi di Bolgheri, specialmente in questo periodo, in primavera, vale già il prezzo del biglietto. Il paesaggio qua è bello, il territorio merita e credo si sia fatto un bel lavoro. Di questo devo ringraziare soprattutto tutti i miei collaboratori, i consiglieri dell'Unione Ciclistica Donoratico e da quest'anno c'è un entry, Mauro Lissi, il babbo di Diego Lissi, che veramente è stato un prezioso aiuto e non per questo l'abbiamo subito nominato vicepresidente. Ecco Mauro, veramente, no, di esperienza anche te ne hai abbastanza nel ciclismo. Oggi abbiamo visto, avete cercato di curare ogni minimo dettaglio per questa corsa, in più impreziosita anche da quello che è stata l'assegnazione del titolo provinciale.
Sì, abbiamo cercato di fare del nostro meglio, penso ci siamo riusciti in buona parte, nulla, siamo molto felici di come è venuta fuori la gara, è riuscita bene e nulla, cercheremo di continuare su questa falsa riga anche in avvenire, stiamo lavorando per far sì che la squadra possa crescere ancora e trovando nuovi sponsor, nuovi atleti e abbiamo voglia di crescere e di andare avanti, quindi siamo sulla buona strada e dobbiamo proseguire su questo percorso. Grazie a tutti quanti, a chi ha collaborato all'organizzazione della gara e a voi che insomma ci avete seguito e ci rendete visibili a tutto il mondo del ciclismo. Grazie di nuovo. Ecco Stefano, chiudo con te, insomma abbiamo detto no, di questi campionati provinciali che sicuramente è un orgoglio anche per voi, però soprattutto Donoratico che continua a portare, grazie anche a chi vi sostiene ovviamente, il ciclismo nella zona di Livorno. Certo, assolutamente, ormai siamo rimasti quasi l'unica società che fa attività giovanile qui in provincia di Livorno, a partire da giovanissimi, esordienti e allievi, e poi chissà, abbiamo grandi anche progetti per il futuro, chi lo sa che se magari nei prossimi anni si potrà fare qualcosa di meglio. Quello che voglio fare è ringraziare comunque l'amministrazione comunale che ci ha supportato nell'organizzazione con i permessi, ringraziare di nuovo i miei collaboratori, i volontari che hanno presidiato gli incroci, io credo quasi tutti gli incroci erano coperti in tutto il percorso, e i genitori dei nostri atleti, gli atleti e infine i nostri sponsor, quelli che ci sostengono per mandare avanti l'attività. Non li nomino perché sono sicuramente qualcuno me lo dimenticherà, ma sono tutti importanti dal primo all'ultimo. Grazie.